Pronta ad affrontare il Lega Volley Summer Tour 2019, la P2P Baronissi. Il team, che milita attualmente in Serie A2, si è presentato ufficialmente presso l'Acqua Farm di Battipaglia, prima di partire per l'esordio del torneo itinerante previsto per il 6 ed il 7 luglio a Vasto, in Abruzzo. Il torneo di Sand Volley 4x4 porterà lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane. Sicuramente è un'occasione per portare il nome di Baronissi in giro per le spiagge d'Italia ed è un'occasione per fare una bella figura. Sappiamo che ci sono tante squadre ben attrezzate, però sicuramente noi daremo il nostro massimo per arrivare il più in alto possibile. Giocare con le alte temperature com'è? Fa caldo, non è semplice, soprattutto quando magari ti mettono una partita a mezzogiorno o alle 3 del pomeriggio, però vabbè, il contesto è bello, è un bellissimo evento, ci si diverte, ci sono tantissime persone che vengono a seguirlo, è un'occasione per ritrovare anche le ex compagne di squadra, quindi diciamo che il caldo sì, lo senti, ma non più di tanto. Per me è la prima esperienza e siamo sicure che comunque incontreremo delle squadre comunque ben attrezzate, però noi diremo la nostra e sicuramente ci divertiremo. Io vengo da Napoli, però sì, sono campana e insieme a Martina siamo le due ragazze campane squadra e sicuramente è un'emozione più forte. Diciamo che Lega Volley Summer Tour è un evento adatto a tutti, che tutti possono vedere proprio perché si fanno sulle spiagge italiane più famose, diciamo. E noi della P2P ovviamente non vediamo l'ora e siamo veramente carichi per portare più in alto il nome di Baronissi e della società. Che torneo vi aspettate? Ci saranno varie tappe, vari trofei in palio. Quali sono gli obiettivi? Portare appunto in alto il nome di Baronissi, dare il massimo e quello che sarà sarà. Ovviamente il nostro dovere è fare il meglio. Intanto seguiteci con la squadra P2P Smilers Baronissi e cercheremo di divertirci tantissimo e sfrutteremo anche alcune ragazze che fanno proprio il beach a livello insomma professionistico, che hanno raggiunto dei traguardi in questi giorni, quindi ne faremo delle belle. Ecco, è un'occasione anche per avvicinare le persone che magari sono più lontane al mondo del volley. Sì, è anche bello perché va a colmare l'interruzione che c'è durante l'estate, no? Che i campionati sono fermi e quindi per i tifosi è un evento per ritrovarsi e seguire magari le giocatrici per le quali hanno tifato durante la stagione.